A San Vito di Cadore tutto è pronto per la nuova edizione del San Vito Blues and Soul Festival. L'appuntamento è per il prossimo weekend, noi abbiamo però per voi un servizio che ci spiega nei dettagli questa tre giorni che verrà inaugurata a Vallesella di Cadore. Siamo arrivati quest'anno all'ottava edizione, quinta consecutiva. L'edizione del 2009, rispetto alle precedenti, è caratterizzata dal fatto che nell'ottica dell'allargamento della manifestazione sul territorio avremo l'anteprima il mercoledì 8 luglio a Valle di Cadore, per poi proseguire il 10 e l'11 a San Vito di Cadore con le serate finali. Gli ospiti di questa ottava edizione sono, per quanto riguarda l'anteprima, abbiamo un artista di New Orleans già protagonista della scorsa edizione del San Vito Blues and Soul Festival, che è Lynn Drury. Tra l'altro voglio ricordare che l'ultimo disco prodotto, appunto uscito da parte di Lynn Drury, intitolato Dal Vivo, 6 delle 9 tracce sono tratte dall'edizione scorsa del San Vito Blues and Soul Festival, della loro esibizione presso alla nostra manifestazione. Il 10 luglio apriamo la manifestazione con un gruppo locale, un gruppo storico del nostro territorio, che sono i Wowoka, questo per continuare a dare spazio anche alle realtà locali. Il cartellone del festival prosegue poi con The Morning Skifflers, un gruppo di Livorno, di musicisti di grande esperienza, che hanno la caratteristica di riproporre il vecchio blues, il classico blues, però vestito con dei nuovi abiti in modo molto, molto originale. La prima serata viene chiusa da un artista di livello assolutamente mondiale, serata di John Lee Sanders, un artista che ha collaborato con gente del calibro di Stevie Wonder, di Chuck Berry, di Jimmy Page, di Dr. John. È un artista che viene dalla Louisiana e sarà accompagnato nella sua performance da una band di grandi musicisti, che è The World Blue Band. La serata finale verrà aperta anche questa da un gruppo di Cortina come opening band, un gruppo di ragazzi giovani, e il cartellone prosegue con uno dei più grandi bluesmen a livello europeo. Parliamo di Sir Oliver Mully, che accompagnato dalla sua band The Blues Distillery vanta una carriera ultradecennale di dischi e anche di concerti in giro per tutta l'Europa e anche oltreoceano. Il piatto forte del festival è la chiusura dello stesso, è chiusura che sarà affidata a un personaggio di calibro assolutamente mondiale, colui che è considerato il musicista dei musicisti, è stato lodato da gente del calibro di Bob Dylan, di Eric Clapton, di Mick Taylor. Parliamo di Alvin Youngblood Hart, un artista che viene dal Tennessee, che sarà tra l'altro protagonista la settimana precedente al Pistoia Blues Festival, uno dei festival più famosi d'Europa. La caratteristica di questo musicista sarà accompagnato dalla base ritmica di un gruppo italiano, che sono i Wind. La sua musica è un blues molto sporco del southern rock, una musica molto energica, molto, molto carica, molto potente. A partire da quest'anno abbiamo voluto organizzare degli eventi collaterali al festival. L'evento collaterale più importante è sicuramente una mostra collettiva d'arte, che diventa anche un contenitore di eventi artistico-culturali, che abbiamo chiamato l'arte a lunga conversazione. All'interno della mostra collettiva parteciperanno circa una trentina di artisti che arrivano anche da oltre la provincia di Belluno. Contestualmente abbiamo organizzato insieme alle scuole del territorio un'iniziativa chiamata Blues Paints, con l'Istituto d'Arte di Cortina, con la quale i ragazzi dell'ultimo anno dell'Istituto d'Arte, appunto, sono già pronte, otto dipinti ispirati alla musica.